La segreteria provinciale di Parma, CISL e Scuola segnala che c'è in pubblicazione il bando di concorso per soli titoli di 24 mesi per l'ATA con scadenza domande il 28 marzo prossimo. I nuovi inserimenti, per quanto riguarda i nuovi inserimenti, i candidati devono possedere un requisito di servizio in scuole statali di almeno 24 mesi, anche non continuativo, anche in più scuole, maturato entro il 28 marzo del 2012. Nel profilo per cui si concorre o in profilo immediatamente superiore. Chi deve aggiornare la posizione in graduatoria inserirà il servizio maturato entro il 28 marzo di quest'anno. A disposizione la CISL Scuola per supporto alla compilazione della domanda nei propri uffici con appuntamento a Borgo Taro il lunedì dalle 15.30 alle 18.30. Dovete però prenotarvi chiamando lo 0525 97935. E ora ci spostiamo in regione. Si è parlato di turismo e della valorizzazione della via Francigena. La commissione apposita ha respinto però una proposta che era stata avanzata, una proposta di legge che era stata avanzata e presentata dal Popolo della Libertà. Bocciata questa proposta, ma la maggioranza è pronta ad una risoluzione da presentare in aula. La Regione dovrebbe riconoscere l'importanza del tratto emiliano-romagnolo della via Francigena come un elemento di valore per la cultura, la storia, l'arte e la tradizione del territorio, impegnandosi a promuoverne la conoscenza e a favorirne lo sfruttamento a fini turistici. Queste le finalità della proposta di legge d'iniziativa del consigliere Andrea Pollastri del PDL, respinta a maggioranza dalla Commissione Turismo, Cultura, Scuola e Formazione, presieduta da Giuseppe Pagani. A favore si sono espressi PDL, Lega Nord e UDC. La proposta, con relatore Mauro Malaguti del PDL, si è sviluppata in 5 articoli, nei quali si dichiara la necessità di riconoscere il valore storico, culturale e artistico alla via Francigena, prevedendo azioni volte alla corretta identificazione, mappatura e promozione degli itinerari, nonché la realizzazione di interventi strutturali per il ripristino delle strade, la dotazione di cartellonistica e arredi, la creazione di strutture turistiche e la ristrutturazione dei beni monumentali. L'articolo 2 delimita gli interventi turistici, promozionali, naturalistici, infrastrutturali e architettonici finanziabili da parte della Regione. L'articolo 3 stabilisce quali siano i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi e istituisce un programma annuale di azioni da sostenere a livello regionale. L'articolo 4 invece istituisce un apposito capitolo di bilancio per finanziare questo programma insieme all'utilizzo di risorse statali ed europee. Infine l'articolo 5 dispone che le province di Piacenza e Parma promuovano annualmente programmi provinciali di interventi a cui possano concorrere comuni ed associazioni di carattere locale. Il presidente della Commissione Pagani ha informato la Commissione della volontà dei gruppi di maggioranza di presentare una risoluzione in aula la settimana prossima. Il progetto di legge sarà all'esame dell'Assemblea legislativa, finalizzata a valorizzare la via Francigena in un quadro più ampio di carattere nazionale. Il sindaco di Albareto, Ferrando Botti, avvisa che fino al 31 marzo è aperto il bando per l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle utenze dei servizi scolastici per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e nuclei monogenitoriali per l'anno 2010-2011, reddito pari o inferiore a 25.000 euro per il nucleo con 4 o più figli a carico, reddito pari o inferiore a 5.000 euro per il nucleo monogenitoriale. Per informazione, modulo della domanda, rivolgetevi al comune ufficio assistenza dalle 8 alle 13 tutti i giorni. Il numero di telefono è lo 0525 999 231. E ora parliamo di calcio, una notizia veloce con il risultato della partita che ha visto protagonista la squadra Tornolo Cogornina del Santa Maria San Salvatore. Domenica negativa per il Santa Maria San Salvatore, la squadra Tornolo Cogornina è uscita sconfitta dall'incontro casalingo contro il Tarro Soromito 1922. I biancoazzurri hanno subito nel primo tempo ben 2 gol. La squadra avversaria successivamente ha giocato in difesa, ma il Santa Maria San Salvatore non è riuscito a farsi pericoloso. Il Tarro si è andato in gol con Pezzica già al 4° minuto. I Tornolo Cogornini hanno avuto una timida reazione, ma la squadra ospite al 28° con una bella punizione di Lamioli ha raddoppiato. Il Santa Maria San Salvatore ha di nuovo reagito in modo non efficace però. Il secondo tempo si è aperto con l'espulsione di Venuti, la squadra bianco-azzurra si è trovata quindi in 10. Il Tarros si è chiuso in difesa tentando alcuni contropiedi e rendendosi pericoloso. Il Santa Maria San Salvatore invece ha costruito più gioco ma non è riuscito a segnare.
Il meteo per domani, venerdì 9 marzo, ci dice che al mattino avremo nuvolosità irregolare con possibili e isolati piovigini. Dal pomeriggio generale rasserenamento su tutta la regione. Le temperature saranno le seguenti: le minime sono stazionarie, valori tra 0 e 2 gradi, le massime in aumento, valori tra 4 e 8 gradi. Infine i venti saranno deboli da nord-est. Vi lascio con i programmi della serata su RTA. Si comincia alle 20.45 con la rubrica Obiettivo Motori, alle 21.30 il programma musicale Video Station, al termine del quale andrà in onda il nostro TG. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata, un buon divertimento. L'informazione torna domani. Arrivederci.